questi giorni si sta parlando molto di te, immagino che tu sia anche abituato ormai, no? Sì, si parla sempre di Tina Moric, penso che tu sia abituato ad essere al centro del gossip, scandali, giudizi, no, critiche. A mio malgrado purtroppo gossip, sì, però non è una cosa che mi fa piacere, ecco. Essere al centro di gossip non è mai stato un mio... diciamo una mia, un mio sogno nel cassetto, anzi. Ecco, diciamo che ce n'erano altri, qualcuno magari l'ha anche realizzato però. Sì, assolutamente, però ho avuto un periodo veramente devastante, quindi mi sto disintossicando di questo gossip. E allora facciamolo già da oggi. È una bella facciamo idea. Con una è chiacchierata una bella intima, idea. Con l'aiuto del nostro LED. Ok. Perché vorrei con te affrontare le domande al buio. Ok. E sarai il LED a parlare per me. Io non conosco le domande. Ah, non le conosci? Ed è lui che vuole sapere tutto. Da studentessa di giurisprudenza a top model di fama mondiale. Fortuna o talento? Ecco. Partiamo così, diciamo che io non ho mai avuto questo gran desiderio di diventare la modella, perché io a 16 anni sono andata via di casa, ho continuato a studiare, tornavo, ho finito il liceo classico e poi mi sono anche fatto 2 anni di giurisprudenza e anche psicologia, però non li ho mai finiti perché alla fine... Quanti esami hai dato? Allora, di giurisprudenza 8. Ah. Sì, invece psicologia è stato più che una passione e quindi non ho fatto manco uno. Neanche uno, no? Però mi sono autoanalizzata. Beh, non l'hai fatto tanto bene visto che poi dopo qualcosa ti è successo. Visto che mi sono autoanalizzata, ho cominciato anche a fare autorizzare gli altri, quindi riesco anche a percepire una persona molto in fretta. Senti Nina, è stato difficile lasciare i tuoi genitori così giovani? Avevi 16 anni, una ragazzina. Qui è una domanda un po' particolare perché non ho un rapporto con mia famiglia così stretto, soprattutto con mio padre. Ho già parlato in passato di questa cosa e non credo che sia caso di parlarne ancora. Non lo vedo e non lo sento più da ormai 15 anni, però con mia madre all'inizio era difficile ricostruire un rapporto, però adesso è unica, la mamma è sempre la mamma. Nonostante tutti gli errori che facciamo, anche io come madre, tutte le madri, non credo che esistano madri perfette, però adesso abbiamo un rapporto solido e molto, molto affettivo, che prima non avevamo. Magari dopo ne parliamo di tua mamma. Ok. Ci rifacciamo un attimo alla prossima domanda, perché c'è un video che vorremmo vedere. Ok, che paura. Mamma Branca dalla Croazia è qui! Grazie, non è lontana, anche se lo vedo spesso, ma ogni volta che lo vedo mi emoziono un po'. Perché la mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma. Pensa a te, ero incinta lì. Incinta di Carlos? Sì, di 4 mesi e quando è venuta lì avevo detto. Questa è la domanda per te, Nina. Oggi... Che rapporti hai con tua mamma? Prima me l'hai anticipato, ma il LED... Sì. Oggi finalmente siamo riusciti a scavalcare queste barriere, rompere queste barriere che si sono create in passato tra di noi e quindi oggi io solo lei,
anzi, ho Carlos, lei è mio ex marito, quindi loro sono la mia famiglia. Dove vive tua mamma? Lei vive in Croazia, però in questo momento si trova in Italia, a Milano. Vive a casa tua? Sì, che mi aiuta. Com'è avere la mamma in casa? Ma sai cos'è? Quando sei ragazzino non vedi l'ora di andartene via, invece io adesso, da grande, non vedo l'ora che torna e sta con me, perché l'altro giorno... Beh. È arrivata ieri, dopo 20 giorni, e io mi sono messa a piangere. Pensa a te, mi sono messa a piangere perché ho detto... Perché sì, io abito con mio figlio da solo, mio figlio ha quasi 18 anni, 17 anni, però è un ragazzo speciale, meraviglioso. Però, non lo so, mi ha fatto veramente un... Era molto bello perché mi ha fatto una sorpresa. È stato bello e sono contenta che c'è. Con la tua mamma ci sono stati tanti rapporti difficili, si è parlato anche una volta di una brutta sì. Scena domestica tra te e lei, c'è stato tuo figlio Carlos che ha dovuto chiamare i soccorsi, insomma, rapporti sì. Veramente difficili. Però, sai cos'è? Io nella vita ho sempre pensato che il perdono è virtù dei grandi, il perdono è virtù delle persone superiori, così possono andare avanti. Invece non tutti è concesso il perdono, perché c'è un abisso tra perdono e tra indifferenza. Io mia madre ho perdonato perché so che non ha mai fatto nulla in malafede. Perché io sono croata e noi croati siamo molto, è un popolo molto forte, duro e abbiamo, e poi mia madre è estremamente cattolica e tutto, e quindi non sempre appoggiava le mie scelte, anche separazione e tutto il resto. E quindi è stato difficile questo, anche io sono cattolica, però è stato difficile questo rapporto. E proprio questa scena di violenza e tutto, però io l'ho perdonato perché lo so che non l'ha fatto con cattiveria, l'ha fatto perché purtroppo scatta un meccanismo in cui, non so, non si rende conto e poi succedono le cose purtroppo brutte che mi hanno segnato tanto. Tanto, ma tanto, tanto. Però li ho perdonato. Tuo padre lo perdono? Mio padre è indifferenza. Però io credo che più grande perdono che puoi fare è perdono, devi perdonare, dobbiamo perdonare noi stessi. E quindi io chiedo perdono a me stessa per tutte le volte che mi sono fatta calpestare dalle persone sbagliate, tutte le volte che ho sbagliato anche in passato, e chiedo perdono anche per tutti quei sogni, obiettivi, non lo so, cose che volevo fare e non l'ho fatto, e soprattutto chiedo perdono perché mi sono lasciata affidare alle persone sbagliate e questa è la colpa mia, non colpa loro. È facile puntare dite sull'altra persona e dire è colpa loro, però io dico la prima volta è colpa loro, la seconda volta è colpa tua. Nina, prossima domanda. C'è una foto. Ah. Sei tu. Con il tuo ex marito. Sì, Fabrizio. Lo riconosciamo tutti. Allora, Fabrizio è il più grande amore della mia vita. E la domanda però te la fai LED. Ah, scusa. Prego. Se potessi tornare indietro, risposeresti Fabrizio Corona? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Perché nonostante che è una testa di rapa, credo che persone non cambiano, si rivelano e chi nasce tondo non muore quadrato, però Fabrizio ha tanti difetti, però c'è un pregio, ha un cuore e non lo dimostra spesso,
E poi mi fido di lui. Una volta non mi fidavo di lui. Una volta facevamo le guerre, anzi, mi sa che sanno già tutti cosa abbiamo passato. Io non so tanto di te. No, ma più che altro era lui sempre che voleva, era molto spavaldo, voleva sempre dimostrare di essere superiore, magari anche sminuendomi e tutto il resto. Però lui non lo faceva con la cattiveria, ci sono persone che lo fanno con la cattiveria. Fabrizio è un narcisista patologico, mettiamolo così, e lui vive per Dio denaro, questo lo sanno tutti, anche lui lo dice, quindi non è... Però lui non è qui, quindi sì, lo dici tu questo? Io lo dico io e prendo le responsabilità perché anche lui lo dice, non è un... Lui ama lavorare, è un workaholic, come si dice in inglese. Però una cosa è amare lavorare e un'altra cosa... E però è troppo, diciamo, troppo legato a cose, sì, ma materiali. Mi piaceva di più il discorso del cuore, guarda, ecco, Nina. Però ha un bellissimo cuore, perché Fabrizio non mi ha mai ferito facendomi del male atroce. Fisico mai. Fisico mai, ma nemmeno atroce, perché quando ci siamo lasciati... Perché vi siete lasciati? Non mi ricordo. Ma allora, nel 2009, io avevo già chiesto la separazione nel 2007, quando, perché non andava bene le cose, perché non appoggiavo certi sui atteggiamenti come lavorativi, tutto il resto. Perché... Vabbè, poi nel 2007 tu ti volevi già separare. E nel 2009 ormai non c'era più questa fiamma e giustamente lui si è innamorato di Belen. Un'altra persona. Sì, di Belen, e hanno avuto questa storia. Però non mi ha fatto male? Mi ha fatto male, sì, perché dopo la morte, separazione, divorzio è la cosa più atroce che una persona possa sopravvivere. Però erano 2-3 anni che volevi questa separazione. Sì, però nello stesso tempo, fino alla fine ci credevi che non arriverà mai. Mi ha fatto male, però devo essere sincera, nonostante che mi ha fatto male, lui mi ha sempre protetta. Anche che quando non c'era, c'era. Anche una telefonata stupida c'era. E quindi nella sua spavalderia è riuscito a essere un uomo, un gran uomo. Lui dentro... Allora, Fabrizio Corona, una cosa che devo dire. Lasciamo il personaggio Fabrizio Corona. Parliamo di persona Fabrizio Corona. Fabrizio Corona è una delle persone più meravigliose. So che sembra veramente, anche tu ti vedo un po'... No, io non so... Più meravigliose, più buone d'animo. Io ti guardo perché mi sembri quasi innamorata di lui. No, voglio arrivare appunto... Capito, quindi per questo ti guardo, non per le cose che dici di lui. Perché... No, voglio arrivare appunto, più meravigliose, più buone d'animo e più pulite d'animo che io abbia mai conosciuto. Però questa cosa... Diciamo, questo legamento alle cose materiali, questa sua... Voglia di lavorare tanto? Sì, guadagnare, ecco. Non so, metto una barriera sopra, è come se fosse chiude questo sipario e diventa... E diventa diverso. E diventa diverso. Negli ultimi anni, quindi, il vostro rapporto funziona? Però non siamo innamorati. No, lo so. Io, allora, ti posso dire una cosa. Quando eravamo insieme, quando eravamo innamorati folli, eravamo due ragazzini civili, guarda, veramente... Dovremmo avere delle immagini dei loro due innamorati folli, vero? Ce l'abbiamo? Allora guarda e poi mi dici questa cosa. Non te la dimenticare, eh? Il primo amore non si scorderà mai. Michele, che è esattamente la mia fotocopia, guardalo, sì, bene. Aspetta, guarda, vediamo. Michele, vediamo. Voglio grosso sapere un e forte parere. Come papà. Evviva. Senti, ma è anche buonaccione, ha preso da te o ha preso da mamma? Che lo vedo buono. Scusa, da chi ha preso? Ha preso da te allora, o da preso, allora, ha preso le cose più belle di papà e della mamma. Lui è più bello del mondo. Beh, ogni mamma dice che suo figlio è più bello del mondo. Certo. Ma mio figlio è veramente è un più mistro, bello. Lui lo puoi vedere, Michele, comunque è un bambino un po' singolare. Che ha 4 mesi e pesa... Più di 8 kg. Non è vero, cosa teniamo? Pesa 7 kg, quasi 8. Quante volte cammina, mangia, corre, giorno? Gioca? Cammina non di corre, già, non no? Cammina, gioca tantissimo, è scatenatissimo. Diciamo che è un bambino molto avanti nel suo tempo. Io voglio queste immagini, mamma mia, no. Sul Rai Play ci saranno per sempre.
Pensa a te col bambino che hai visto adesso. Adesso ha quasi 18 anni, sai quanto è alto? 1,90. Come non... Allora, ti dicevo prima, quando eravamo, io eravamo innamorati folli, e si vedeva, era evidente. Però poi l'amore si è diventato... È finito. Non è che è finito, si è spento con la fiducia. Però oggi come oggi posso dire che io più riesco a comunicare meglio con lui. Ci sentiamo tutti i giorni. E quasi sembriamo due fratelli e sorelle. E io credo Carlos che... è contento, finalmente. Ma Carlos è felicissimo, anzi, e questo è proprio che voglio... io dico, ci siamo fatti tutte queste guerre inutili per tutti questi anni. Per che cosa? E quando vedo le coppie separate che si fanno le guerre, io non le giudico perché anche io sono stata così, però dico, non fatele. Ma perché tu le hai fatte, Nina? Ma perché purtroppo entri in un sistema dove ho sbagliato. Come prima ho detto, chiedo perdono, anche perdono per gli errori che ho fatto nel mio passato. Sono un essere umano, ho sbagliato. Ammetto i miei errori, ammetto i miei errori. E se potessi tornare indietro non li farei più. Perché... Però risposeresti Fabrizio Corona. Allora andiamo avanti con la prossima domanda. Prossima domanda, prego Led. E ti facciamo vedere un articolo. Oh. Nina Moric, mi hanno tolto mio figlio. Allora, era nel 2014. Era proprio, stavamo parlando prima di questa lite con mia madre. Una sera sono tornata a casa, ero in palestra, me lo ricordo, nonostante che non ci vado più, vabbè. E mia madre era di cattivo umore perché Carlos faceva i capricci, ha detto Carlos amore vai a letto e si è addormentato, poi ci siamo messi in cucina e niente, da una parola di più, una parola di meno, ha cominciato questa lite un po' manesca. Che loro usavano anche quando ero bambina, sia mia madre che mio padre. E quindi Carlo si è svegliato a quel punto perché ha sentito e si è spaventato, ha chiamato la nonna paterna. Adesso ti dico tutta la verità perché non ho più nulla da nascondere, perché ormai è finito. Ha chiamato, forse sarei prima che io abbia detto la verità in tutti questi anni. Sarei la prima a chi sto dicendo la verità in tutti questi anni, se posso essere sincera con te, ecco. Penso che faccia bene soprattutto a te, Nina. Sì, perché sto facendo anche un processo di... E quindi ho chiamato la nonna paterna con quale io non è che andavo molto d'accordo. E devo essere sincera anche oggi come oggi, sì, stiamo molto... Però... c'è qualcosa che si rompe sempre, però la rispetto, quello è importante. E la nonna di Carlos è giusto che sia così. E è chiamata nonna paterna e nonna paterna ha cominciato a urlare. Sarà molto spaventata la nonna. Sì, però ha pronunciato una parola che non doveva pronunciare. Io l'ho perdonato, assolutamente. Io non l'ho voluto sapere. Assolutamente. Una parola molto burrascosa, dove io ho fatto un atto di autolesionismo. Davanti a loro. Sì. Un altro. E ha detto, preferisco morire che stare senza mio figlio, perché mi hanno detto adesso sarà la volta buona che te lo portiamo via. Dopodiché hanno chiamato l'ambulanza, e infatti sul referto medico, sul referto dell'ospedale c'era scritto che è stato soltanto un atto di autolesionismo, nessun tentativo di suicidio. Perché io ho sentito tramite i giornali che sono una drogata, alcolizzata, tentato suicidio. No, io ho fatto un atto di autolesionismo, non mi sono mai alcolizzata, mai drogata,
psicofarmaci li ho usati perché non c'è nulla di male a mettere. Spero sotto prescrizione medica. Assolutamente sì, sono andata dai medici, ma non c'è nulla di male di ammettere di star male, però è bene curarsi male, non ammetterlo e continuare a fare spavaldo. E quindi sul referto medico c'era scritto nessuna, però nonostante tutto mi hanno portato via Carlos. E arriviamo a questo punto alla domanda, Nina. Hai mai avuto paura di perdere tuo figlio per sempre? Sì, perché mi sembrava impossibile. Perché io e Carlos, sin dalla nascita, eravamo... Io vivevo per lui, lui viveva per me. E quella cosa mi ha distrutto. Credo che il più grande atto lesionismo che io potevo farmi era proprio quando mi hanno portato mio figlio. Mi sono annientata. Sono diventata agorafobica, non riuscivo a uscire di casa, non riuscivo a parlare. Ero come una memba, un vegetale. E gli scrivevo le lettere tutti i giorni, non potevo vederlo, potevo vederlo soltanto una volta a settimana con un educatore. Mi hanno trattato come se fossi peggior specie della madre, invece non lo ero per niente. Io per 4 anni ero morta. C'era stato un periodo quando Carlo si è allontanato da me perché ha avuto una piccola legislazione. In senso che non voleva più provare l'amore per nessuno, perché stare senza propria madre, con quale lui viveva in simbiosi 24 ore quasi, si è completamente isolato dal mondo e mi chiamava signora. E quando io chiamavo lui a telefono, lui signora, buonasera. E quindi quando mi hanno riportato Carlos, abbiamo cominciato un processo molto, molto... lento però efficace per lui. Chi vi ha aiutato? Io e lui da soli. La mamma sempre sa. Come ti chiama oggi Carlos? Nezzi. Nezzi significa, per lui è come la bambina migliore. E dice sempre, mamma, io ti chiamo Nezzi e a volte faccio un po' un bambino perché voglio recuperare quei 4 anni. Perché tu sei la mamma migliore del mondo e non dovevano mai farci questo. E io oggi, nonostante che tutti pensino e mi dicono se li hanno portato via figlio perché è una drogata, una qua, una così, no, mi hanno fatto anche esame di capelli ogni mese da sesto sono andata, non hanno mai trovato nulla. Nulla, niente. Nina, possiamo vedere la parte positiva? Forse avete adesso un rapporto più profondo. Assolutamente. I miei piedi chiama Tonchi. Dice che c'ho piedi tonchi, poi dice che sono troppo magrezzi. E lui, nonostante che è un ragazzo veramente di una cultura, guarda, veramente... Studia molto? Tutto mi insegna lui, tutto. Ma che meraviglia! Tipo, se tu dici scemo, non è un'offesa. Sai cosa significa scemo? Addormentato. Che non pensi come me. Stupido? Non è un'offesa. Sai cosa significa? Che ti sei stupito da una cosa. Magari ti racconto, non so, Israele e Palestina hanno fatto la guerra nel 1900, prima guerra nel 1948. E tu dici, ah, veramente? Non è che sei stupido, ti sei stupita. Quindi lui trova sempre... Che scuola fa Carlos? Gonzaga, liceo scientifico-linguistico. Conosci i suoi amici di classe, ti piacciono? Sì. No, ma lui è un ragazzo meraviglioso, va d'accordo con tutti. Ma poi ha una testa, mamma mia, io dico, ma l'hanno scambiato in ospedale. Infatti, dai, Nina! No, ma io dico, ma tra me, tra suo padre, due persone un po'... Nina, il LED vuole dirti un'altra domanda, vuole farti un'altra domanda, ma sicuramente... Io, allora, se l'hanno scambiato in ospedale, io non lo porto più indietro. T'hanno 18 anni, è mio e basta. Avrà preso i geni migliori tuoi e i geni migliori del papà.
Delle nonne? Sì, sì, diciamo dei nonni. Ecco. Noi due forse no, dei nonni. Dei nonni, viva okay. I nonni. Viva i nonni, ecco. Viva i nonni. Prossima domanda. C'è una foto. Ah. Chirurgia estetica, giusto? Chi può dirlo? Intanto vediamo le foto a confronto e le lasciamo. E leggiamo la domanda. Che ci sono anche anni di differenza. Allora, cosa rispondi a chi ti accusa di aver rovinato la tua bellezza? Rivediamo le foto insieme. Ma, e beh, c'è anche una differenza d'età qua. Ma tu non hai gli occhi azzurri, sono finti quindi. No, io c'ho le lenti. Ah, tu hai le lenti azzurre? Sì. Io c'ho che marroni. Se vuoi te le ritorno. No, grazie. Ferma, Nina, non mi posso avvicinare, distanza di sicurezza. Aspetta. No, dai, Nina. Non mettere dita negli occhi, sì, perché so. Non so se insomma l'abbiamo twittato un po' di puntate fa, la locandina del Ministero della Salute che dà tutte delle regole e dice di non mettere le mani negli occhi, di non mettere le mani in bocca, cioè Nina, hai fatto un errore, eccola qui. Quindi non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Ok. Apri gli occhi. Ma Nina, ma sei più bella senza lenti? No, è perché purtroppo sono cieca, sono croata però sono cieca nel senso che non vedo molto bene e quindi non so, è una cosa che poi... Si possono comprare le lenti? Lo so, però è un'abitudine, una stupida abitudine. Ma stupidissima! Ma lo so! E vedi che ha ragione il LED che ti vuoi rovinare la tua bellezza? Hai ragione lei. Ha ragione lei. Hai ragione lei. Allora, guardiamo prima e guardiamo il dopo. No, allora, le lenti via. Allora, io unica cosa, veramente, guarda io adesso sono sincera, veramente sono sincera, non ho mai rifatto naso, non ho mai rifatto zigomi. No, la bocca sì però. La bocca sì, ma questo ho detto. Oh, ma non sono venuta qui per dire, oh, sono tutta naturale, no. Ho rifatto la bocca assolutamente, ma quando ero piccolina poi io anche l'ho ridotta perché io sin da piccola avevo bocca rossa, sono quelle cose cavolate che fai, voglio dire, naso, zigomi sono miei, poi bocca rifatta e poi vabbè. Qualche punturina lì c'è, sì. Un po' di botox c'è. Botox non lo faccio da un po', vedi che mi muovo, però beh, lo non faccio. È che muovi tantissimo, Nina, muovo più io. Sì, ma perché io ho fronte molto alta, avendo fronte molto alta, anche la pelle molto dura, e non rugo molto. Via le lenti, via le siringhe, sei una nuova Nina. Ma ormai da un anno che non faccio le siringhe, vedi che rugo, però è questo il mio massimo proprio. Hai buoni, dei geni buoni. Ma sei di mia madre c'ha 78 anni. E com'è? L'hai vista? Vabbè, quella è di 10 anni la carrà di 20 anni fa, eh? No, sì, però mia madre è uguale come lì. Ok, basta chirurgia. Ma è chirurgia estetica, basta medico estetico. Scusa Nina, quando poi diventi famosa in tutto il mondo grazie a Ricky Martin con quel video, le labbra erano già rifatte? Sì, ma assolutamente. Ma che età ti sei rifatta queste labbra? All'età di 20 anni. Vediamo. The New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Upside, inside out. She's living the vida loca. She'll push and pull. Scala, ma baci con Ricky. Io devo essere sincera, lo so che Ricky Martin è felicemente sposato con due figli, con un uomo, sono felice per lui, però mi sono approfittata e ho messo la lingua in bocca. Cioè tu l'hai baciato proprio? Certo. E lui? Ha ricambiato. Perché no? Ultima domanda per te Nina. Qual è stata la critica che ti ha più ferito? La critica che mi ha più ferito?
Beh, ci sono state un paio, che sono una pessima madre per quello che mi ha portato il figlio, che sono drogata, che sono alcolizzata, assolutamente non sono a nulla di tutto questo, e che sono una malata di mente, assolutamente nemmeno questo. Folle sì, normale non sono, e grazie a Dio che non sono normale, perché è un po' noioso essere normale. Credo che ognuno di noi ha un po' di pazzia dentro. Bisogna poi sempre capire cos'è la normalità. Sì, appunto, brava. E che sono una che è andata con tanti uomini, mai, mai. Prossima domanda, sei pronta, Nina? Se devo... Sì! Oggi, quando ti guardi allo specchio, Nina Moric, ti vuoi bene? Questa è una bella domanda. Sai perché? Perché negli ultimi anni della mia vita, con tutte queste disgrazie, con mio figlio, con... vabbè, con tante altre cose, ho perso tanta autostima di me stessa. Sempre vedevo brutta, anzi, a volte, cioè, nonostante che io, mia casa, mio figlio la chiama, che abbiamo casa di specchi, specchi ovunque, io non volevo nemmeno guardarmi. E quindi non mi volevo bene, credo. Oggi come oggi, ho cominciato a volermi bene, perché è un percorso, è lungo, il percorso è lungo, perché arrivare a 43 anni e capire che no, in tutta la tua vita, non in tutta la tua vita, che c'è stato un periodo dove ti sei proprio... distrutta? Di più, ti sei sottomessa proprio come, veramente, come un verme sottoterra, con autostima alta così, ma nemmeno senza autostima, quindi non mi volevo, assolutamente non mi volevo bene. Quindi ho cominciato questo processo psicoterapeutico, che non mi vergogno di dirlo, perché è un processo molto, per me molto positivo, e quindi mi sto cominciando a voler bene. E credo che se una persona non vuol bene se stesso, come fa a voler bene degli altri? E quindi tutto parte da noi. Sempre dico, i nostri figli sono centro di universo. Sì, è vero, però il centro di universo, il centro di noi stessi siamo noi. Noi siamo la figura. A nostri figli trasmettiamo quella positività che proviene da noi. Se noi ci facciamo vedere in condizioni patetiche, non so, in condizioni miserabili. Questo è quello che noi diamo ai nostri figli. Quindi, centro di universo siamo noi. E cominciamo da noi e tutto il resto poi va da sé. Può ripartire oggi una nuova Nina? Senza quelle lenti azzurre finte? Senza quelle lenti, ma non sono finte, sono per vedere, però dai, domani... Si comprate le graduate del tuo colore. Compro, me lo compro. Va bene? Ok. Me lo prometti? Non 100%, 99%. 99, dai, 1%, vabbè, vediamo se ti convinco, 1%. Lasciandoti con questo regalo per te. È un pezzo della tua carriera. Guardare. Guarda lì, e intanto grazie Nina Moric. Buon rientro. Questo momento da soli, sempre queste interviste, spettacolo, sabato sera, momento magico, non c'era. È vero, quello hai ragione. C'è sempre stato, non siamo mai stati soli, ma è la prima volta che io e te siamo soli. Cioè, questo è veramente un momento magico, Nina. No! Sai che io
io veramente ho memoria corta, veramente. Io non mi ricordo manco cosa. No, cerca di ricordarti solo le cose belle, Nina. Grazie, Caterina. Grazie a te. Grazie, Nina Moric. Alziamo le luci. Mettetemi Ricky Martin. E si balla. Riapriamo il LED. Perché Nina torna dal suo carro. Ciao, Nina. Ciao, Nina Moric.